Buongiorno, sono sempre io Luca da GS Telefonia. Quest'oggi abbiamo un Nokia 930 del signor Davide con il touchscreen praticamente distrutto, ma anche i cristalli non si vedono più le immagini. Quindi procediamo all'apertura e alla sostituzione con ricambio originale Nokia. Allora, qui ci vogliono cacciaviti Torx. Nokia classico. Qua si è staccato qualcosa. Lasciamo qua un attimo. La protezione della fotocamera. Scusate il suono del campanello, il cliente ha suonato. Se mi dovessero interrompere, scusate, ma il video lo lascio girare lo stesso, sarà proprio questione di minuti di assenza, ma poi torno. Ok, protezione della scheda madre abbiamo tolta. Quindi questa via, il connettore. Se la batteria è incollata, vediamo un po', direi proprio di sì. Quindi dovremmo scaldarla un pochino per poterla staccare. Tocchiamo tutti i connettori, vediamo se ci sono delle viti. Faccio un altro connettorino. Un coassiale, quindi sarà un'antenna. Qui direi che ne abbiamo staccati tutti. Abbiamo questo qua della fotocamera. E qui c'è un altro coassiale. Stacchiamo anche questo. Vediamo se la scheda madre dovesse già venire via. Anzi, prima tiriamo via l'alloggiamento della SIM.
qua di nuovo, scusate. Allora, un cliente aveva bisogno. Allora, qui abbiamo tolto la parte della scheda madre, tiriamo via anche l'altro pezzettino. Allora, questa la fotocamera la mettiamo qui. Questo non vuole venire via. Vediamo perché. Non vedo niente di particolare, quindi dobbiamo solo insistere e lo vedremo uscire anche questo. Ok. Venuta questa, togliamo via anche lo speaker. Il motorino, la vibrazione. Ok, poi un po' cosa c'è ancora qua. Adesso tutte queste, qua c'è venuto anche dell'acqua. Questo è il jack delle cuffie. Ok, questo possiamo anche non toglierlo perché nell'originale c'è già, idem per questo. Dovremmo tirare via questo appena tolta la batteria, che è una prolunga del cavo coassiale dell'antenna. Da qui lo riporta qui. E direi che adesso interromperemo il video e ne faremo un secondo dove andremo a rimontare il tutto. La batteria la stacchiamo, scaldiamo un pochino la parte sotto del telefono per poter staccare la batteria, perché di solito sono incollate molto. Proviamo a vedere se viene via con facilità, ma di solito sono incollate tantissimo, non c'è neanche spazio per entrare. No, non più. Incollata bene, niente, dobbiamo scaldarla un pochino, la scaldiamo e la scolliamo, poi faremo vedere il secondo video del rimontaggio di questo Nokia 930. Ciao a tutti, buona giornata.